La volontà politica non ce l'avranno mai questi partiti, perché sono tutti, come dire, proprio collusi. Ci sono anche bravi parlamentari nel PD, in Forza Italia, anche nella Lega, in SEL. Non è che sono tutti ladri. Ma quando tu investi per la tua campagna elettorale 40.000, 50.000, 60.000 euro, ora Bersani io spero che guarisca, non vogliamo che gli succeda nulla, vogliamo solamente che possa lavorare un giorno in vita sua come i normali cittadini. Non ci dimentichiamo che Bersani da Riva dell'Ilva ha preso 98.000 euro per la sua campagna elettorale, non ce lo dimentichiamo. E se tu prendi questi soldi, poi in Parlamento un regalo lo devi fare, devi ridare qualcosa indietro. Io che sono stato uno dei più spendaccioni alla Camera, per la mia campagna elettorale ho speso 144 euro. No, è vero, 50 euro me li ha... Vergogna, sì, la prossima volta sarò più... 50 euro me li ha dati mia zia. Mia zia non mi ha mai chiamato dicendo o me fai passare questo emendamento oppure... Non è successo. Capito qual è la differenza? È tutta una questione di soldi. Noi avremo forse commesso qualche errore comunicativo, anche se stiamo migliorando sotto tutti i punti di vista, ma in 11 mesi nessuno, neanche i giornalisti che ci fanno le pulci, e fanno bene a farci le pulci, ma le dovrebbero fare anche ai mafiosi e ai camorristi che siedono in Parlamento, nessun giornalista ci ha mai criticato su un voto. Cioè nessuno ci ha mai detto avete sbagliato a votare, e un parlamentare della Repubblica è pagato per votare. Voi dovete sapere come votano e sulla base dei nostri voti giudicare. Noi giudicare Speranza del PD, giudicare Brunetta, Gasparri e compagnia belli. Giusto? E questo è il concetto importante. Noi quindi avremmo potuto anche sbagliare qualche, fatto qualche errore comunicativo, anche se per me sono pochissimi. Ma non abbiamo la mafia alle spalle, non abbiamo le lobby, la massoneria, gruppi di potere, gruppi industriali, i Riva. Il che significa, come diceva Massimo, che prendiamo delle decisioni in maniera autonoma. Grillo, Casaleggio non sono mai influito minimamente un voto, credetemi, credetemi. Se ci avessero minimamente provato ad influire, noi li avremmo mandati a cagare, anche a Grillo, sì, vaffanculo Grillo. Ora ci dà lanza, ci dà lanza, ci dà lanza, il Battista manda a fanculo Grillo. La verità è che Grillo è un italiano che si è fatto il mazzo, che avrebbe potuto tranquillamente proseguire il suo lavoro, invece si è fatto il mazzo per provare a costruire, e ci è riuscito, ma ormai le gambe questo movimento ce l'hanno a prescindere da Beppe Grillo, stiamo crescendo tutti quanti, un movimento di cittadini sovrani, perché il concetto di sovranità è importantissimo, onesti, perché noi siamo onesti e lo diciamo ad alta voce, e controllate se siamo disonesti, controllate, avete il dovere di controllarlo, siamo vostri dipendenti, cittadini determinati, onesti e, come diceva Massimo, che studiano molto, e questa è l'unica soluzione per cambiare uno Stato che ormai è incancrenito dal malaffare. E ahimè, mi duole dirlo, perché io vengo un po' da quell'area, ho sempre votato a sinistra, una volta votavo pure Bertinotti, scusatemi. Ahimè, questa sinistra becera, la sinistra delle privatizzazioni, della collusione, delle deroghe alla Costituzione, dell'ipocrisia dilagante, è stata, delle banche, è stato il vero cancro di questo paese. La sinistra con il portafogli a destra, rappresentata vivamente dal signor Vendola e dalla signora Boldrini.